Ragazzi, avete ritirato le lattine per la festa di stasera? Bravo, portatele che le mettiamo in fresco. Bellino Metals Recycling. Recuperiamo, ricicliamo, amiamo la natura. Che ne so io che aveva detto per la festa? Che ne so? Nel frattempo noi siamo tornati, eccoci qua, sempre dalla tenuta di Albano Carrisi con il grande ospite Albano Carrisi. Solitamente lui dice, no, sei tu il solo ospite perché io sei qui, invece è lui ospite nella mia trasmissione, che è la nostra. Siamo ospiti. Siamo ospiti, soprattutto dei nostri telespettatori, dei 200.000, perché dobbiamo arrivare a 200.000, ricordiamo, perché se non arriviamo a 200.000... Beh, se fai tanto una buona promozione ci potresti arrivare. Io sto cercando quelle foto, allora, sull'argomento che mi hai appena... Dovete sapere che il buon Albano sta cercando una cosa che ho chiesto privatamente, che vorremmo ricordare una grande artista che è purtroppo scomparsa da qualche mese, ed è Raffaella Carrà. Quindi lui ha anche una foto che abbiamo tante, ne ha tante, a parte che lui c'è stato. Cosa ricordi di Raffaella Carrà? Intanto io prima... ricordo benissimo quando il buon quando Gianni Boccompagni mi chiamò, in quegli anni, io negli anni 70 lavoravo tantissimo in Spagna, e mi disse: Albano, non ci sarebbe la possibilità di portare anche Raffaella Carrà in Spagna? Disse: perché no? Chiamai il mio manager e lui disse: ok, escuchamos. La vista è piaciuta e l'ha scritturata. E da quella volta lì è incominciato, prima con la Spagna, poi tutto dall'Argentina al Messico, in Messico anche ci siamo incontrati, è diventata la star che è diventata, perché aveva tutte le carte in regola per diventare una grandissima star. E ha lasciato una scia di quelle importanti del campo musicale. Molto spesso si utilizza in Italia nazional popolare, lì internazional popolare.
Tra l'altro in Spagna poi ha avuto veramente un grandissimo successo. In Spagna. In Argentina, in Messico, in qualsiasi posto di adonde si habla hispano, dove si parla spagnolo. Dove si parla spagnolo. Bene, noi la ricordiamo, abbiamo visto anche delle immagini adesso della grandissima Raffaella Carrà. Nel frattempo io, vedo che mi segnalano che arriva. Arriva lei. La vostra dolce, il vostro dolce chef. Lo seguiamo con un filetto di dentice scottato e profumato con del rosmarino fresco e su una parmentier fatta con un fumetto della stessa lisca del dentice e le olive leccine che sono proprio della zona. Senti Anna Maria, volevo chiederti una cosa. No, non ti emozionare, stai tranquillo, cioè voglio dire alla fine vi conoscete bene. Cosa pensi del signor Albano Carrisi? Cosa? Tu fai una domanda del genere, che ti aspetti? No, come cugino. Aspetta, che qua dobbiamo parlare prima della cucina. No, è un buon gustaio. No, allora, io faccio una premessa. Quando sono arrivata qui, sì, non conoscendoci reciprocamente da questo punto di vista, sono venuta un po' prevenuta e penso dall'altra parte nella stessa maniera. Ma succede perché a tutti c'è così, una cultura sua personale che è molto legata anche ai valori della famiglia e alle tradizioni familiari. Quindi secondo me chi viene qui dovrebbe entrare in punta di piedi anche da un punto di vista gastronomico, perché c'è da mantenere diciamo un legame, un filo conduttore con quella che è la tradizione familiare, senza troppo, e anche contestualizzare il tutto, perché è proprio il posto che te lo richiede. Quindi praticamente da Albano ci si aspetta sempre di più, eh? Basta dire, da Albano ci aspettiamo la normalità. No, ma io sono che fa rima con mamma mia, però. Ed è una verità. Tranquilla, perché mi dà spazio a qualsiasi tipo di. Benissimo. Sei brava. Che cosa vogliamo dare un titolo? Io ho avuto un'idea. Felicità? Felicità, bravo. Di stare sempre insieme. Felicità. La condivisione è veramente ottimo. Tra l'altro, felicità accompagnato da un buon vino. Avremmo dovuto sorseggiare semmai una, perché qui possono andare tutti i tipi di vini, possono andare tu che mi, certo. Il rosato, ma il bianco. Visto che pesce, suggerirei un bel bianco. Il bel bianco. E visto che il piatto l'ha chiamato felicità, lo abbinerei al vino felicità. Felicità. Ah. Che te ne pare, Anna Maria? Non male, tra l'altro io ho assaggiato. Mi lascio. Grazie. Anche se noi abbiamo il Taras, che è uno dei più dei top, anche se c'è il Platone, eccetera, eccetera. Però felicità ha un gusto anche, si può dire, fruttato, no? Sì. Visto che nasce dall'uva. Dall'uva. E l'uva, tutto sommato, è una frutta. Beh, certo. E ogni uva, ogni tipo di uva ha il suo profumo, è giusto dire fruttato. Fruttato. Ma sai che è buona questa cosa? Tu non avevi, di al pubblico che ci guarda da casa, che non avevi pranzato, giusto? Anche perché non è che puoi che fare ci vede. Il purè è qualcosa di eccezionale. Quindi l'abbiamo chiamato felicità, con un vino, con un panino, la felicità. Quanti di voi la cantano? Quanti genitori la cantano ai propri bimbi per farli addormentare? Perché insomma, tra l'altro si sfruttano anche le canzoni per questo motivo. Io invece so che quando la canto in giro per il mondo si svegliano con quelle canzoni. Sì, beh, certo, anche con le altre. Dire. Ma questo c'è un motivo in più per svegliarsi, che forse non diventa soltanto una canzone, ma una meta da raggiungere. E quella meta si raggiunge anche attraverso questa trasmissione di note che sono veramente semplici, ma soprattutto speciali. E la cosa bella è che in tutte le parti del mondo lo stesso tipo di reazione. Ed è vero. Intanto noi ci guardiamo un attimino ancora delle belle immagini della tenuta di Albano. Torniamo tra poco per i saluti finali, per il blocco finale. Nel frattempo noi degustiamo il secondo, felicità.
Ragazzi, avete portato la macchina di mia moglie a fare la manutenzione? Sì, sì, se l'hai vista, Marco, tutto a posto. Allora, tutto a posto, eh? Demolizione fatta. Manutenzione. Aveva detto manutenzione. Bellino Metals Recycling. Recuperiamo, ricicliamo, amiamo la natura. Mentre noi degustiamo naturalmente questo piatto fantastico dello chef Anna Maria Verri, che ci ha preparato qualcosa di buono, vedo che tra l'altro ha avuto un grande successo. Mentre io sono a dieta, quindi devo andarci piano. Beh, il pesce non ingrassa. Credo? Non ho capito. Il pesce non ingrassa. Non ingrassa, è vero. Il pesce non ingrassa, è vero. Aiuta il cervello a funzionare meglio. È vero, è verissimo. È tutto splendido, è tutto splendido. Allora, siamo quasi alle battute finali di questo nostro appuntamento, ricordando che è il primo di una lunga serie, perché noi saremo, citiamo un po' alcune città oppure alcuni nomi che ci ospiteranno a Putignano dal Mollusco, saremo al Park Hotel alla Grave, saremo a Castellana Grotte, saremo insomma in una serie di posti veramente belli dove si potrà solo, qui mi sento un po' baudo, no? Solo il vino di Albano Carrisi. A proposito, per il 2022 c'è qualche novità sotto l'aspetto della produzione di vini? Per caso? Intanto sto costruendo nuova cantina. La nuova cantina che... E sicuramente, siccome le novità non le faccio aspettare ma le produco, appena sarà pronta ti chiamerò. Per presentarla, diciamo, insieme a te. Che buono. Guarda che è buonissimo, cioè io... Oh, guarda che è fenomenale, eh. Io non lo so. Tu sei proprio forte, sì. Brava, Lore. Peccato perché, perché quando c'è la televisione, quando c'è delle riprese, cucini meglio che... Ascolta, che questa cosa, caro Albano, è andata talmente... cioè, ha spopolato. La cara Anna Maria si è vista piombare un sacco di, come dire, di saluti da parte di alcune persone, anche strane, perché il buon Albano ha detto, dice, solo quando c'è la televisione, dice, no, invece quando c'è la televisione, diciamo che fa una cornice diversa, però ricordiamo che Anna Maria è speciale e non a caso l'ha trovata. Senti, ma tu a umorismo come stai? Io benissimo. Che se non hai umorismo, bravo, mi fai domande, bravo, del genere. Bravo. No, io ti volevo solo dire che di tutta la trasmissione ha spopolato sta cosa. Meno tantissimo, male. Tantissimo. Perché ogni tua cosa che dici. Tu puoi dire anche una cosa, che la gente guarda questa trasmissione soprattutto per vedere che cosa prepara Anna Maria. Quasi noi quasi siamo solo dei mezzi che stanno un po' spingendo bene questo opere d'arte, come le vuoi chiamare. Ma io quasi quasi allora te la chiederei in prestito per farci un tour. Tu fai insieme. Le tue trasmissioni. Va bene. Ricordiamo, intanto salutiamo tutti gli ospiti che. Come che dicono vengono... a Roma, non t'allargare. No, non mi allargo perché già mi sono allargato. Adesso sono in dieta, la mia compagna mi ha detto: te metti in dieta o so cavoli tuoi. Va bene, come ho detto. Allora, nel frattempo che il nostro amico Albano ci sta ultimando, sta finendo questo buonissimo piatto, ho da fare un'ultima, come dire, ridò la linea un attimino ancora ad Oliver, che ci dirà alcune cose, ancora piccole cose, sul perché bisogna venire qui presso le tenute di Albano Carrisi, e poi glielo facciamo dire da chi? Da lui. Grazie Vito e soprattutto grazie Albano. Allora, come venire da noi? È molto semplice, abbiamo un sito internet tenutealbano.com dove potrete trovare tutte le nostre offerte. Noi siamo qua, siamo aperti tutto l'anno, durante l'inverno, durante il weekend e durante il periodo natalizio e di Capodanno. Per il resto, da Pasqua in poi, siamo aperti tutti i giorni. Il numero di telefono è il 08 31 61 92 11 e saremo veramente lieti di accogliervi in questo pezzo di paradiso. Un pezzo di paradiso voluto da Albano dalla prima pietra fino all'ultima, e penso che c'è tanto da scoprire. Nuovamente insieme, siamo negli ultimi minuti, perché dovrebbero venire qui, dopo quello che ha detto Oliver, qui alle tenute di Albano? Io faccio una domanda a te. Tu perché, dopo la prima puntata,
hai deciso di ritornare per una seconda volta? Allora, di risposte ce ne sarebbero tante. Ma danne una buona. Allora, quella buona è perché c'è come dire, il calore proprio di tutti, tant'è che voglio festeggiare il mio compleanno qui, non a caso, voglio dire, insomma, lo farò io, non solo, ma ci sarà anche la mia compagna che lo festeggerà. Quindi è solo per questo, perché si mangia bene, si sta bene, i pensieri vanno via, cioè vieni coccolato. E poi perché a me piace perché la gente quando la incontro eccetera, ah ma qui è un paradiso. Ma è vero che è un paradiso. Cioè io, allora, ma la cosa strana è che io sto mettendo tanti santi in giro, uh-huh, perché voglio che diventi paradiso non soltanto come espressione ma anche come intensità, ecco, come visibilità, come... Cioè, perché è giusto quando io vado nei luoghi dove vado, e devo vedere sempre, vado sempre alla ricerca del bello, perché come dice qualcuno, la bellezza salverà il mondo. E io cercherò sempre di creare bellezza. Ed è vero. Dove vivo e dove cammino e come vivo. È un poeta, è sempre stato un poeta, continua ad esserlo, e noi vorremmo Albano forever. Senti, ma sempre. Perché voglio offendere i poeti? Perché? Non sei un poeta? Sono un aspirante alla poesia, ma i poeti sono altri. I poeti? E siccome ne ho conosciuti parecchi. Uh-huh. Beh, i poeti scrivono, tu invece scrivi e canti, perché non è vero. Non è da tutti fare quello che fai tu. Per quello dicevo. Va bene. Manca qualche metro ancora per diventare poeta. Allora, nel frattempo io chiamerei lo chef Anna Maria Verri e vorrei salutare anche tutto lo staff, perché è giusto salutare tutto lo staff del ristorante Don Carmelo. Johnny, che prima è stato qui in compagnia, ci ha versato anche, si dice versato, miscelato, com'è? Chi è? Versato, è una parola. Versato il vino. Ragazzi, voglio, tramite la vostra spinta, io parlo con lo staff del ristorante Don Carmelo, vogliamo sentire. Ah, Anna Maria sta arrivando, ecco, sta arrivando. Dov'è? Sta arrivando. Perché non mi chiami? Ah, volevo chiederti. Vieni qua, dai. Volevo chiederti, la musica napoletana, sì, ce l'hai nel cuore? Beh sì. Tu sai che prima dell'Unità d'Italia, uh-huh, noi eravamo parte del Regno delle Due Sicilie. Certo. E Napoli era la capitale. Ed era una città semplicemente straordinaria, tale è rimasta ovviamente, con una cultura, una musicalità, un senso della vita. Uno dovrebbe andare per le strade di Napoli per captare lo spirito napoletano e magari farlo un po' suo, perché c'è un'energia in tutto quello che dicono, in tutto quello che fanno, veramente speciale. Quindi io da ex suddito del Regno delle Due Sicilie devo dire che amo Napoli, amo la cultura di Napoli, amo le canzoni e la musica napoletana che è irripetibile e soprattutto fantastica. Viva Anna Napoli! Maria. Grazie ad Anna Maria, grazie a Johnny, grazie a tutti. Siccome si parlava di Napoli, e fuori c'è un sole che spacca, sì, c'è un sole che spacca. Vogliamo chiudere questa trasmissione qui dal ristorante Don Carmelo con un ritornello di O Sole Mio, O Sole Mio. O Sole Mio, sta in fronte a te. E qua devi dire, no, qua non ce la faccio. Sì, ma tu hai preso una nota proprio di quelle lì. Io sono basso. In un pozzo stanno. Profondo, Mi piace sta cosa. O sole mio, sta in fronte a te. Oh, e mi raccomando, guardate il piatto è servito. Grazie. Salute. Grazie. Pa. Grazie, salute a tutti. E Anna Maria, veramente seguiteci. Buono, squisito, tutto squisito, grazie, buona continuazione con i nostri programmi. Certo, sono camicia. Avete ripreso sta scena? Cioè, guardate, ma sto scherzando. No, è bella. Mi rifà
fa la camminata per cortesia? Mi fa la camminata? No, non mi rompere adesso. No, non lo dica, perché in questo momento lei è ripresa. Vito. Mi faccia la camminata. Me la faccia. Vuoi che faccio uscire tutta la mia baresità? Sì, prego. Oh, ecco qua, signori, lo chef del ristorante Don Carmelo.